La gara più importante della stagione. Il Pescara stasera si gioca una fetta forse decisiva del proprio futuro e dell'obiettivo salvezza su un terreno di gioco che qualche anno fa gli regalò una grandissima soddisfazione. Non cambia il palcoscenico, Trapani, ma per il Delfino la posta in palio è davvero altissima. In più di ieri la notizia della conferma delle 3 giornate di squalifica per Galano, dopo l'episodio del rosso di Venezia dello scorso 13 luglio. Sottile conferma la difesa 3 con Bettella in dubbio, ma che anche, secondo l'allenatore, dovrebbe scendere in campo nel pacchetto arretrato, insieme a Scognamiglio e Drudi per una terza linea con grande esperienza. Zappa a destra e Masciangelo a sinistra, in vantaggio su Crecco, nella mediana, che vede la conferma di Memusciai e Busellato, considerata anche l'indisponibilità per squalifica di Castanos. Davanti, assente Galano, come detto, Maniero guiderà l'attacco certamente con Clemenza e uno tra Bocic e Pucciarelli. L'allenatore biancazzurro ha fatto intendere che il giovane esterno potrebbe avere una possibilità dal primo minuto, anche per sparigliare le carte in 90 minuti decisivi. In quella zona calda, peraltro, attenzione agli altri match, partendo dal Del Duca, dove l'Ascoli a quota 45 ospita il Pordenone quarto in graduatoria, a meno uno dallo Spezia che si reca invece allo Zini per far visita alla Cremonese che ha 44 punti, in piena lotta col Pescara per la permanenza in Serie B. Altro terreno di gioco bollente è quello di Venezia, arancio, nero, verdi a pari punti con la Cremonese, ma che avranno di fronte una Juve Stabia assolutamente rinvigorita dal successo clamoroso in rimonta contro il Chievo Verona e che ne ha rilanciato le quotazioni in chiave salvezza. In Calabria invece il Cosenza tenta un miracolo sportivo, non tanto per via dell'avversario, il Pisa, ma perché a quota 37 a 4 lunghezze di distanza dai play-out. Poi c'è la gara in Liguria, quella centrale, oltre alla propria, per il Delfino. L'Entella ha ancora qualche possibilità di entrare nell'otto playoff. Dalla parte opposta, il Perugia di Oddo, appena tornato in biancorosso, ha la stessa quota del Pescara. Tenta il colpaccio in trasferta. Il Delfino, tuttavia, ha una strada sicura. Se vince stasera, considerando poi l'impegno con Livorno già retrocesso, con 6 punti può dirsi al sicuro. Stasera non ci sono alternative dunque. Ogni altro risultato, che non sia quello della vittoria, renderebbe gli ultimi 180 minuti assolutamente da fiato sospeso.